Ciao ragazzi, benvenuti a questo speciale di Natale. Oggi impareremo a fare gli annolini fatti in casa. Abbiamo le due cuoche, più abbiamo Dampi che sta facendo il dietro le quinte delle riprese. In pratica c'è più gente che guarda che gente che lavora. Ok, serve pane grattugiato, farina, uova, No, brodo. Parmigiano, quello lì Che cos'è? è grana. Allora, la farina non serve. Serve il grana, pane grattugiato, il brodo, una noce di burro, mi hanno detto, e le uova. Un po' di sale. Per fare il pieno. Adesso impareremo a farlo. Questi sono 150 di pane grattugiato. 150 grammi di pane grattugiato. Va bene così ancora. Non si può Poi pesare. no, basta, basta. Poi Io l'ho lo peso. per avere un'idea. 10 grammi di burro. 10 grammi di burro. Così lo ammorbidisco. Mescolare col pane grattugiato. Aggiungiamo burro, una quindicina. La noce, dai, più o meno. La noce quant'è? Bisogna abituarsi a parlare come le casalinghe, una noce, quel tanto che basta, un pizzico. Sì. Quant'è questa noce? Guarda. Siamo lì, siamo lì. Una, no, una noce, una noce. Vedi, ragazzi, un po' di noce moscata. È da Dimmi che aggiungi la grattugiare. noce No, moscata. Si solleva. Si grattugia la noce moscata. Così, eh? Sì, A sentimento. Tensione di... Basta. Ma solleva, insomma. Ma mettetene un po'. Dopo metti i sottotitoli per chi non è di Parma, eh. Sono gli annolini di Parma. Per sapere bene se fate gli annolini di Parma dovete dire ramaro. Ramaro. Sentite la R di Fidenza. Ramaro. Adesso si prepara il brodo, un piccolo tegamino. Un po' di sale. Non so se sto No, no, filmando. no, meno. Mezzo cucchiaino di sale. No, sì, poco, perché il sale... Poi ce n'è sempre un'aggiunta, eh? Ce n'è sempre un'aggiunta. Lavorare in due. Bisogna mescolare. Lascia stare. Vedi che non bisogna mescolare. Non mescolate, non mescolate. La vecchia guardia non vuole che si mescola. Il burro deve sciogliersi bene. Beh, intanto conosciamola, si presenti. Marisa. Mica lo sanno quelli che la guardano. Non serve, ma nell'attesa, se uno vuole, Senti il papà. può mangiare il gelato. Fuori onda. Brodo pronto, quando il brodo è pronto, lo si Allora, ne versa. vuoi un po' nel pane grattugiato al centro. Un po' ce ne devi mettere, che il pane deve scottare, ma un po' velocemente. Scusa, vuoto con la sinistra e mescola con la destra. Se uno è mancino. Non tanto, Meno male che non giusto c'è Filippo, ghiacciato. altrimenti Filippo poi non li mangia. Tu ti cammino e con una mano tieni ferma e mescoli abbastanza. Abbastanza velocemente. È un po' dura per me. Vabbè, cos'è adesso quando sarà il formaggio? Abbiamo Metto usato io. 2/3 del brodo e bisogna mescolare. Questo per fare il ripieno. Poco per volta Ne adesso. teniamo un goccio, poco alla volta si versa. Non so se avete Dico capito, ma non è poco. un video serio questo. Dici? Dico. Boh, adesso Non saranno i video tutorial aspetti che che si troverete su raffredda. YouTube. Adesso faccio raffreddare il pane. Sì. Comunque va duro. Cioè non deve essere brodoso. No, 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 no. assolutamente. Insomma, dovete far fatica a Sì, mescolare. molto. Quando Tenilo un ha po' questa l'acqua così si consistenza si può raffredda. lasciare raffreddare. Sì, perché poi se no se lo Togli la metti mano. subito le uova, cuociono, beh. Ma quindi senti, no, Spianatoia, la fantastico. consistenza della Sì, infatti pasta? volevo ben sentire la consistenza. Chi è che vuole sentire la consistenza della pasta? Adesso Spianate, un'asfaltatina. Sì, adesso prendo il caffè. Una Come volta fatto raffreddare il Sì? brodo, No, l'impasto, si provo. mettono le uova. Una alla volta. Ovviamente devo affinare la tecnica Va di me. piano perché altrimenti non riesci a mescolare bene. Ecco, lo facciamo. Ci mettiamo sotto. Facciamo lo slow motion Però dell'uovo. aggiungete le uova, mescolate, diventa un polpettone. A me ricorda un po' il mangiare dei gatti. Lo facciamo vedere la consistenza. Perché
perché magari dentro c'è un po' di pane. Uno lavora, uno dà gli ordini e tre guardano. Voto? Voto? Bene. 10, si dice. L'importante di questi anolini è che siano belli, perché tanto buoni non li potete assaggiare, quindi dovranno venire belli. Parmigiano grattugiato. Misto. Allora, 600 grammi di formaggio grattugiato, quanti mesi? 24 e 30. 24 e 30. In certe cucine utilizzano tre tipi di formaggi. Ah, sì, anche tre. 24, 24, 30, 30. Annate, stagionature, non tipi, è sempre parmigiano reggiano. Sì, ma adesso devi mettere un cucchiaio alla volta lì dentro. No, attendi un po' più. Due. Finiremo stanotte di quel passo qua. Certo, perché cosa vuoi che ci voglia fare io? Sì, beh, adesso qua tagliamo il video, eh. Metti dentro lì cose col badile. Ma non è che lo fai tu. Duro questo. Una cosa, adesso te mi spalare la neve. Sì. Allora, quando inizierete a sudare, è pronto. Se vuoi da mangiare? Da bere. Beh, una birra c'è se la vuoi. Dopo il caffè la birra. Dopo il caffè la birra, ma infatti io non bevo caffè, non so perché ho bevuto il caffè. No. Sì, quella birra con sul vecchio col cappello e i baffi. Fitness, mescolare l'impasto è fitness. Sì, da boh. A che punto siete voi? Siamo indietro, guardate quanto formaggio ancora. Sta avanzando. Abbiamo usato quasi tutto. E però, infatti, la consistenza è abbastanza solida. Pulisci un po'. Notate la difficoltà dell'impasto. Dell'impasto. Basta, sono stanca. Ho la mano. Quando si lavora, si sta in silenzio. Questo qua non è mica un mercato, è un video serio questo. Guarda in fondo ci sei rimasto del fondo. Speriamo che finiscano presto, perché inizio a aver molto caldo. Però mi sto divertendo, eh. Uno schiacciola coccolo, non è uno schiacciolo. Stiamo perdendo le staffe permalosa. Le cuoche in cucina sono sempre permalose. Beh, ce ne sta ancora un po' di formaggio. Ma sì, lo finiamo questo qua, dai. Meno male che non ne ha fatte due chili. Allora, ricapitoliamo. Pane grattugiato. Brodo. Nel pane grattugiato si aggiunge il sale, la noce moscata e una noce di burro. Poi si mette il brodo, non tutto il brodo che ho fatto bollire, giusto per raggiungere la consistenza che non ricordo più, a dire il vero. Si lascia raffreddare il pane scottato col brodo e si mette le uova, in tutto 4 uova, un uovo alla volta. In tutto 4 uova. Poi si prende il parmigiano grattugiato in precedenza per una quantità di 700 grammi. Boh, il formaggio è consigliabile usarlo di due tipi di stagionatura, 24 e 30 mesi. Allora, l'impasto così è finito, questo è il risultato finale. Adesso viene lasciato riposare in frigo per quanto tempo? Fino a che si fanno i cappelletti. E se li faccio fare un anno va bene? Però volendo... Va bene. Ok, finché fate gli altri, finché fate la pasta, lo lasciate riposare, noi la faremo domani. Oggi facciamo. Facciamo silenzio? Qua si lavora, eh. Allora, 600 grammi di farina e quante uova? 6 uova. E un filo d'olio. Ok, li mettiamo nella macchina per impastare. 600 grammi, 6 uova. Sei osservata. È silenziosissima. Avete messo solo uova e farina, non sale, no. Non nient'altro, un goccio d'olio, va bene. Adesso io l'assaggio e vi dico com'è. Anche la pasta cruda. No, non è buono, non so di niente. Non è mica pasta frolla, eh? Infatti. Mettiamo la torta la prossima volta, allora. Sta per partire la macchina della pasta. State attenti. Allora, intanto che è un momento tranquillo, abbiamo fatto 1,2 kg di farina e 12 uova, divise in due volte. 600, 6 uova, 600, 6 uova. Continuate a impastare a mano. Adesso lo messo un po'. Qui sotto, 20 minuti. Potete usarla del colore che volete. Non so perché una si mette in un angolo qua e l'altra nell'angolo di là. Non so se è importante. Ci metto i ritagli. Perché se li lascio fuori si seccano. Riempite la sacca col ripieno. Come si la riempite così? Mettecene meno, Roberto, non passa. Qui capite il detto: chi fa da sé fa per tre. La faccio per la prima volta se vuoi tagliare questo pezzo.
Si taglia un po' come il salame adesso. Insomma, la fate diventare sempre più sottile. Sì. Fino ad arrivare a quello più sottile. Al 4. Ma 4 va già bene. Adesso c'è da mettere in ripieno. E diventa un bel cravattone. E adesso si mette in ripieno. Stiamo lavorando, rasentando la perfezione. Una noce. A distanza regolare mettete il ripieno. No, adesso faccio metà, poi il resto lo faccio. Così. Così. Vai. Così. Ecco, poi la tiri. La tiri un po' perché la pasta, ecco, viene un po', e poi fai uscire l'aria così, schiacci così. E poi con lo stampo fate l'anolino. Vicino alla piega? No, no, va bene, va bene. In cosa dico? In che senso? Il pieno non è troppo vicino. Passamene uno, Diego. Magna mia, eh? Ma come no? Si può mangiare crudo. Tre. Allora lo assaggio anch'io, aspetta. Se ne può assaggiare anche uno così crudo. Aspetta. No. Buono, eh? Boh. Aspetti, ma è. Ok. Buono, buono. E questo è il risultato. Se non li mangiate tutti, qualcuno finisce nel vassoio. Adesso li conta perché ho paura che li mangiamo. Ci stiamo riposando un po' adesso. Loro lavorano, noi aspettiamo il risultato finito. La macchina produttiva al lavoro. Pasta. Schiacciamento. Fai sempre i passaggi, la Roberta. Sì. Questo è il capo, questo è il giovane apprendista, 2 metri di pasta. Madonna, ma tira la meno lunga. No, pensa, la tiro come viene. I primi 88 sono pronti. E voilà. Schiacciato qua sotto. Anolini! No, ma non è che... Perché te sei rimasto in posizione, pancia. Tecnica 2, ciabattina, una sfoglia una sopra l'altra. No, volevo tirarti con la pinzalata. Ma questa non era la. Allora, abbiamo finito. 2 ore e mezza di lavoro circa, 672 anolini. Adesso vengono messi, vi faccio vedere, nei cabaret, li abbiamo stesi, vengono coperti e li portiamo in freezer e poi li mangiate quando volete. Il duro lavoro ha stressato il mio aiutante. Guarda, questa qua è la chiave del capo. Capita, lavorare capita. Beh, devo dire che mi è piaciuto fare gli anolini. Tutto quello che ci siamo dimenticati ve lo lasciamo in descrizione. Fate domande, scrivete, commentate. Ciao! Oh, wow. Bene, li mangeremo per Natale questi. Speriamo che siano venuti bene. Alla prossima, grazie. Ciao ragazzi, benvenuti a questo speciale di Natale. Oggi prepareremo, non viene. Ciao ragazzi, benvenuti a questo speciale di Natale. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao ragazzi. 50 grammi. Dopo c'è del vino bianco. Vabbè. Troppo peggio.